seguendo la stella si arriva a Gesù. Seguendo la stella, seguendo le indicazioni che Dio stesso sparge, diffonde con abbondanza nella nostra vita, nel mondo, in coloro che sono cercatori di Dio, perché ciascuno di noi è un cercatore di Dio. L'anima nostra anela al Signore, lo desidera. Ogni nostro desiderio trova in Lui il suo riposo, si arriva a Lui e lo si adora. Egli, proprio perché ci ha fatti cercatori e quello che chiamiamo desiderio ce lo ha messo Lui nel nostro cuore, riempie la nostra vita di segni, e questi segni si fanno più luminosi, più brillanti, quanto più cresce il desiderio di incontrarlo e di amarlo. Il profeta Isaia annunciava a tutti i popoli che una luce nuova sarebbe sorta per loro e che con questa luce avrebbero camminato d'ora in poi. Invitava ad alzare lo sguardo e a guardare come questa luce poi creava unità. Tutti costoro si sono radunati e vengono a te. Il Signore nasce per riunire ciò che era stato diviso, ed era stato diviso dal peccato e dalla lontananza da Dio. Guardare a Lui significa anche riconoscere il progetto che da sempre aveva sull'umanità, farla una grande famiglia in cui regni l'armonia che Lui porta. Dunque, l'atto di adorazione che si fa a questo re, abbiamo visto che ci sono dei re, dei magi, che si prostrano davanti a Lui e lo adorano, non è un atto di sottomissione che umilia, ma è un atto di sottomissione dovuta a questo grande amore che fin dal grembo materno, fin dall'eternità, ci ha pensati, ci ha voluti, ci ha amati. E i doni che i magi fanno al Salvatore, a Gesù, riconoscendolo re dei giudei, anche se non avranno capito fino in fondo tutta la portata e il significato di quello che pure hanno fatto, sono rivelatori di chi è Gesù e di ciò a cui è destinato, ma rivelano anche chi siamo noi e che cosa esige da noi il Signore. I magi sono certamente ispirati dallo Spirito Santo nel fare ciò che hanno fatto, come capita a noi, che a volte facciamo delle cose ispirati da Dio e ne comprendiamo il valore solo dopo che abbiamo fatto la cosa. Anche comprare un dono per qualcuno, siamo ispirati a comprare quella cosa. Poi arriviamo là e la persona che lo riceve ci dice: ma sai che era proprio la cosa che desideravo e che nessuno mi aveva donato? Ebbene, così il Signore agisce nei cuori e nella storia, stimolando anche le nostre azioni, perché in Lui noi agiamo e ci muoviamo. Ed è per questo anche che le profezie si sono potute compiere. Lui ha guidato la storia verso la sua realizzazione, ha guidato i santi e i giusti al riconoscimento del Signore di tutti, del Figlio. Il re di Tarsis e delle isole portino tributi, il re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a Lui, lo servano tutte le genti, invitava il Salmo 71 a fare. Questi re li vediamo tutti nel Vangelo e li vediamo in un atto di umiltà, che però ci consegna anche un'indicazione di vita, perché quei doni che i magi hanno presentato, sì, sono un riconoscimento di Gesù re, l'oro, di Gesù Dio, l'incenso, di Gesù uomo destinato a morire, la mirra, ma sono anche indicazioni di vita per il credente. Il credente, di fronte al Signore, deve compiere delle azioni e deve avere dei pensieri che sono di dominio della propria vita e di realizzazione della propria vita per mezzo della regalità che il Signore ci ha fatto riconoscere poi in noi stessi. Perché tutti i doni che noi vediamo in Lui, il Signore li ha voluti condividere con noi. E allora nell'oro c'è la dignità di ciascuno di noi, che dovremmo riconoscere. Mai disprezzare la nostra persona, mai disprezzare la nostra vita, mai disprezzare la nostra storia, anche se è contorta. A storie di peccato, non volevamo che alcune cose succedessero, non comprendiamo il significato di alcune cose che invece ci sono piovute addosso, anche se non erano
volute da noi. E allora, mai disprezzarci, perché in ciascuno di noi il Signore vede un re. E l'oro che è portato a quel bambino spetta a ciascun bambino, a ciascun essere umano. La seconda indicazione ci viene dall'incenso. L'uomo può riconoscere tutta la sua dignità se ha un bel rapporto con Dio. È solo attraverso Lui, guardandoci allo specchio della verità che Dio ci rivela, possiamo comprendere quanto siamo preziosi agli occhi di Dio. Dunque, per riconoscere quanto preziosi siamo noi, dobbiamo riconoscere quanto ci ama Dio, quanto è buono Dio e quanto è degno di ogni lode, benedizione, adorazione. L'incenso indica questo. Salga a te, Signore, la mia preghiera come profumo di incenso. Ecco, si usava per questo. Infine, un'altra indicazione che è importantissima per mantenere l'umiltà del credente è il memento mori, si chiamava. Ricordati che devi morire, rappresentato dalla mirra. Portare con noi la mirra vuol dire vivere quella dimensione penitenziale che c'è nella nostra vita. La vita ha dei momenti di difficoltà, dei momenti di prove grandi, pensate quello che si vive per ora nel mondo, che vanno vissuti con la pazienza del penitente, con la pazienza di chi sa che non è fatto per vivere per sempre in questo mondo e che questo mondo è una valle di lacrime in certi momenti. Quindi la dimensione penitenziale ci rende umili e ci rende pazienti fino alla morte e alla morte di croce. Perché questo rappresenta la mirra e lo deve rappresentare poi anche come dono nostro nei confronti di Dio. Signore, io ti offro la mia pazienza che tu mi hai insegnato, perché sei tu che mi hai fatto vedere come andare incontro a Dio accettando per amore tutte le prove. E allora, fratelli e sorelle, oggi, in questo giorno santo in cui la stella che ha guidato i magi ci guida a onorare il Signore che si manifesta a tutti i popoli, ricordiamoci come nella nostra vita potremmo dare testimonianza a tutti dell'amore che Dio ha riversato su di noi e che noi dobbiamo restituire a Dio attraverso questi tre doni che il Signore si aspetta da noi. L'oro, l'incenso e la mirra delle nostre vite. Sia lodato Gesù Cristo.